Il film segue le scorribande, le pericolose, devastanti avventure di una banda di tombaroli che all'inizio degli anni Ottanta girano di notte per cercare il tesoro. È qualcosa che loro fanno naturalmente per raggiungere la chimera della ricchezza, la chimera del guadagno facile, ma lo fanno anche per rompere i ponti con il passato. È veramente un miracolo Isabella, è un'attrice straordinaria, è una presenza straordinaria, una donna incredibile, così simpatica, intelligente, profonda, leggera, e devo dire che ha portato sicuramente un'ironia e una luce speciale nel film. Amo moltissimo il cinema di Alice e Alice come persona, quindi mi ha fatto un enorme piacere che mi abbia proposto di fare la signora Flora nel suo film Chimera. La signora Flora è una signora eccentrica, molto vecchia, però la signora non si capisce se non vuole confrontarsi con la morte della figlia o se la signora non distingue, io credo che questa è la realtà, che la signora non distingue tanto tra la vita dell'al di qua e la vita dell'aldilà. Volevo raccontare queste avventure, ma volevo raccontare anche altro, perché nel momento in cui apriamo dei luoghi sacri si parla anche dell'invisibile, si parla anche di ciò che è sacro e di ciò che non lo è più. E quindi ho scelto come guida questo personaggio inglese di cui non sappiamo molto, un uomo affascinante, misterioso, anche un po' buffo forse, anche un po' ridicolo, ma che ha un'altra chimera, un vuoto di amore che cerca di colmare così. È una regista originale, però si sente anche la sua attenzione alla nostra cultura di cinema, dal neorealismo a Fellini, a Pasolini. Si sente un cinema ricco, ma allo stesso tempo è molto originale. Quando si prova a fare veramente qualcosa, si ha sempre paura. Quando si prova ad andare anche più lontano rispetto a dove si è andati in passato. E credo che con questo film io sia andata, noi, ecco, forse più che io direi noi, perché abbiamo lavorato proprio con la stessa troupe con cui ho fatto anche gli altri film, e tutti abbiamo fatto un passo in avanti, forse un passo in avanti verso la fiaba, verso anche un po' il romanzo, il grande romanzo di avventura, ma anche un passo in avanti verso l'invisibile.